Buongiorno a tutti, secondo video di giornata. Allora, nel video di oggi in cui ho parlato di Juventus ho anche fatto la battutina iniziale del c'è freddo, meno 16, mi piace anche non prendermi particolarmente sul serio perché ribadisco che secondo me il calcio deve rimanere sempre la cosa meno importante, ok? È la cosa più importante tra le meno importanti, ma rimane una cosa non importante, poi ovviamente io la devo considerare importante sia per come comunque vivo il tifo e poi anche perché a tutti gli effetti sta diventando un lavoro, quindi non posso non ritenerla una cosa importante. Ma nella concezione del tifoso classico bisogna essere veramente affezionati alla squadra, supportare la squadra, ma ci sono sempre cose più importanti. E quindi mi piace vivere il calcio anche con un po' di autoironia, non ve lo nego. Credo che sia giusto, però, dato che io parlo di calcio, di Juventus e quindi di Serie A, andare a fare qualche parolina anche sulle altre squadre che in questo momento stanno oggettivamente dominando il campionato di Serie A. Tra l'altro, se guardo le prime quattro posizioni, quindi quello che la Juventus e noi tifosi Juventus ci aspettiamo e ci auguriamo di raggiungere, quindi il top 4 della Serie A, sono occupate da quattro squadre contro le quali noi abbiamo già giocato. Primo posto insieme Napoli e Milan, un rullino di marcia ragazzi incredibile, 31 punti in 11 giornate, il Napoli ha subito solo 3 gol, in 11 giornate, e uno gliel'abbiamo fatto noi con Morata a cui è stato regalato il pallone da parte di Manolas. Praticamente Napoli ha subito 2 gol, perché uno se l'è fatto da solo, che ci sta, va bene, quindi 3, però è incredibile, ragazzi, Napoli ha subito 3 gol. Lo scudetto di solito lo vince la squadra che non subisce gol. Quindi adesso farò un'analisi un po' generale su tutte queste squadre qua. E ve lo dice uno che inizio anno non dava un euro di fiducia al Napoli. Io non lo vedevo nemmeno nella corsa vera e propria per i primi 4 posti. E quindi qua devo fare veramente un grandissimo mea culpa. E non perché non credessi in Spalletti, eh. A me Spalletti piace, credo che sia un allenatore con il quale bene o male sempre ci arrivi. Nella zona Champions o ti avvicini molto, però il Napoli l'anno scorso non era andato per niente bene, non aveva fatto campagna acquisti, è arrivato solo Anguissa all'ultimo e ancora una volta ci viene dimostrato come comunque un'idea, lo scouting possa veramente fare la differenza, anche se non ci sono soldi puoi andare ad acquistare giocatori profili interessanti a basso costo e che hanno un impatto incredibile, e Anguissa veramente ha dato qualcosa di più al Napoli, e avercelo un giocatore come Anguissa adesso noi in casa, la Juventus, non ce l'abbiamo, e farebbe veramente comodissimo. Io me lo immagino al fianco di Locatelli in un 4-2-3-1, un po' come quello di Spalletti, con Dybala vertice alto, Chiesa da una parte e uno tra Cuadrado e Kulusevski dall'altra. Noi manca il centravanti, c'è poco da dire, e il Napoli ha un Osimhen veramente in grandissima forma, ma in grandissima forma. Io quest'estate avevo fatto un video dei giocatori che andresti a rubare singolarmente alle squadre di Serie A, avevo messo Osimhen per il Napoli e tanti mi hanno detto ma come, ma cosa dici, ma l'hai visto? E invece è un ragazzo molto giovane. Ed è questa la particolarità di lavorare con i giovani. Non devi aspettarti tutto subito. Ci sta una stagione in cui non si fa chissà che cosa, ma delle qualità le intravedi in un ragazzo. E già l'anno scorso Osimhen si era visto di avere qualcosa in più. Quest'anno poi è scoppiato, forse sta anche overperformando, ma se riuscisse a mantenere la costanza all'interno della stagione di qualche gol, non dico di quello che ha fatto fino adesso, perché veramente poi sarebbe la candidata al pallone d'oro probabilmente, ma Osimhen è veramente un ottimo prospetto, pagato tanto, sì, questo è vero, ma è un ottimo prospetto. Quindi veramente complimenti al Napoli per come si è mosso, facendo poco pochissimo mercato, e di come Spalletti sta veramente facendo over per formare questa squadra, ma è tutto un discorso di mentalità, è tutto un discorso di compattezza del gruppo, e veramente non pensavo che il Napoli potesse fare una roba del genere, anche visto com'era finita la stagione precedente. Quindi veramente qua io devo ricredermi completamente, non mi aspettavo neanche minimamente un Napoli di questo tipo. Il Milan invece me lo aspettavo già di più, è una di quelle squadre che ho sempre detto occhio, perché il Milan è uno dei potenziali candidati allo scudetto. Ad oggi, ovviamente, guardando questa classifica, seppur Napoli e Milan a pari punti, mi viene da dire la preferenza deve andare sul Napoli, proprio perché storicamente in Serie A vince chi prende meno gol, chi ha una difesa più solida. Napoli è una fase difensiva di altissimo livello, cosa che anche il Milan, è vero, ne ha subiti solo 10, però è quasi un gol a partita. Capite che è già una differenza incredibile, quindi bene o male te guardi i numeri della Serie A, dei gol subiti, siamo tutti lì tranne il Napoli che sta facendo veramente un campionato inimmaginabile. Però il Milan ha segnato un pelo di più del Napoli, Milan rimane una grande squadra, è vero che
comunque sia Milan che Napoli negli ultimi anni hanno avuto tanti rigori a loro favore, ma questo fa parte di una squadra che solitamente lotta per le prime posizioni di classifica, perché più ti proietti nell'area avversaria e più è probabile comunque che nasca il calcio di rigore. Poi qua da tifoso juventino devo fare un punto, questo lo devo dire, non mi piace sentire quando si parla della Juve una moviola della Juve su uno specifico episodio e mi dicono si danno troppi rigori. Ci sono delle squadre che hanno più rigori della Juventus, allora perché farlo notare che si danno troppi rigori solo quando c'è il rigore della Juve, si analizza il rigore della Juve? Questa è una roba che non mi è piaciuto da parte di Marelli a Dazon l'altra sera nell'episodio dell'Inter, e sono il primo che sta zitto quando danno i rigori agli altri, perché non me ne frega niente, so che il calcio è fatto anche di queste cose qua, però chiedo semplicemente di non inserire il discorso si danno troppi rigori solo ed esclusivamente nei momenti in cui si parla della Juventus, perché non mi pare nemmeno di vedere così tanti rigori quest'anno per la Juve, assolutamente no. Ma è giusto che li diano, se ci sono Napoli e Milan è giusto che glieli diano. Non capisco perché ci debba essere una polemica su questa cosa qua. Invece la polemica sul se danno troppi rigori non puoi mettermela solo in alcuni casi, ecco, questo lo devo dire, ma non è un problema. Tra l'altro leggevo una statistica interessante prima su Twitter: da fine lockdown, ok, il Milan ha conquistato 79 punti sui 93 disponibili nelle partite giocate in trasferta. Ragazzi, ma questa statistica è incredibile, allucinante. Questo dà la dimensione davvero di quanto Pioli abbia lavorato bene e di quanta pazienza abbia avuto il Milan e i tifosi del Milan nei confronti di Pioli. Perché non è che un allenatore arriva e magicamente cambia tutto. Bisogna lavorare, passare le finestre di mercato, di consultazioni con la società, essere un tutt'uno, allenatore e società. È un po' quello che ho fatto notare prima, una grave mancanza della Juventus in questo momento. Perché veramente continuiamo a fare delle campagne acquisti che non sembrano orientate nei confronti degli allenatori che andiamo a inserire in panchina e poi li esoneriamo a fine stagione fregandocene del fatto che comunque non si è lavorato bene in chiave mercato. E quindi questi poi sono i risultati. Pazienza, unità di intenti e capacità, saper lavorare bene, ma saper dare anche l'attenzione e il tempo che serve agli allenatori per completare la rosa secondo le loro idee. Quindi veramente complimenti a Napoli e Milan, che in questo momento stanno dominando un campionato che gli appartiene. Io penso che nessun tifoso della Juventus possa sognarsi di dire no, però qui e là. No, dobbiamo stare zitti, riconoscere i meriti agli avversari, copiare anche le cose che a loro stanno funzionando e a noi no, e basta, e renderci conto che comunque il calcio è fatto così, è fatto di cicli. Noi abbiamo esultato per tanti anni e ora dobbiamo semplicemente accettare che vincano gli altri. Poi io sono dell'idea che sia giusto anche sottolineare le cose negative della Juve, e criticare la Juventus non è un sminuire il Milan e il Napoli o quelli che sono lì davanti, è semplicemente un dire che certo ci sta a non vincere, però dobbiamo anche metterci del nostro per evidenziare il fatto che così non va, perché anche prima l'anno scorso Bonucci ha detto l'Inter ha vinto sì per meriti suoi ma anche per demeriti nostri. No, l'Inter l'anno scorso ha vinto per meriti suoi, i demeriti nostri ci sono stati e probabilmente avremmo dato il filo da torcere all'Inter, ma l'Inter l'anno scorso ha vinto perché meritava di vincere il campionato, punto. Non giochiamo altre cose, non giriamo intorno ad altre cose. Poi c'è l'Inter, che per quanto mi riguarda rimane ancora la squadra che qualcosina in più ce l'ha rispetto a tanti altri. Anche il Napoli e il Milan io le guardo e forse hanno le rose un pelo cortine. Poi il Milan in questo momento con tanti infortunati forse sta anche overperformando. L'Inter c'ha anche i giocatori per dare continuità, per cambiare. Poi Napoli, vedremo se cosa succederà in Europa. Il Milan sembra destinato ad uscire, l'Inter ha ancora qualche speranza di andare avanti e qualche punto la Champions te lo può mangiare e quindi favorire Napoli e Milan per la corsa finale. Ma occhio a dar per morta l'Inter a novembre, perché l'Inter comunque lì è vero che a meno 7 bastano un paio di scontri diretti per ricambiare il tutto. Quindi occhio a dire certe cose, occhio a sottovalutare l'Inter, perché secondo me l'Inter è ancora pienamente in corsa. Inzaghi si è, penso, inserito abbastanza bene, la rosa mi sembra abbastanza competitiva per quanto più scarsa rispetto a quella dell'anno scorso, ma il campionato italiano non è di altissimo livello, nel senso che queste squadre ora stanno meritando di vincere il campionato italiano, ma il campionato italiano secondo me è diventato meno competitivo, anzi più competitivo interamente rispetto agli anni scorsi, ma meno qualitativo a livello generale. Questa è una cosa che vi ribadisco da inizio anno e credo che sarà molto combattuto proprio perché le squadre si sono avvicinate tanto come livello, ma proprio perché il livello generale è calato. Basti pensare all'ultima campagna
di calciomercato in cui escono Ronaldo, Lukaku, Hakimi, Donnarumma, De Paul, Romero e bene o male entrano pochi giocatori veramente influenti e impattanti e che possano cambiare il corso, il volto di un campionato. Ad oggi quasi tutti i top player giocano fuori dall'Italia. In Italia se ne sono rimasti veramente pochi e siamo destinati a perderne altri. Da Juventino ve lo dico, occhio a Matthijs de Ligt, perché potrebbe veramente essere la sua ultima stagione a Torino, e anzi probabilmente sarà la sua ultima stagione a Torino, ma poi vediamo cosa succederà quest'estate. Però io ve lo dico, occhio, perché il campionato italiano potrebbe perdere un altro grande talento che potrebbe andare a cercare fortuna da qualche altra parte. Poi c'è la Roma, che secondo me è la vera e propria squadra alla quale noi dobbiamo, noi intendo Juventus, fare la corsa per il quarto posto, perché a questo punto Napoli, Milan e Inter le vedo veramente consolidate nelle prime tre posizioni. Io, da tifoso della Juve, credo che sia ancora possibile raggiungere il quarto posto ed eventualmente aspettarci che una tra Napoli, Milan e Inter possano mollare qualcosina, soprattutto Napoli e Milan, che stanno andando veramente a dei livelli allucinanti, stanno facendo un rullino di marcia inimmaginabile per il campionato italiano, quindi qualcosina potrebbero mollare a un certo punto, delle mini crisi potrebbero averle pure loro e quindi magari scivolare in altre posizioni di classifica, ma rimanendo nelle prime quattro. Quindi io credo che bene o male ad oggi abbiamo un indizio ben chiaro e definito di quelle di tre, di quelle che saranno in Champions. E l'ultimo slot, Roma, Atalanta, Lazio e Juventus, e attenzione alle sorprese, Fiorentina e Hellas, non credo che arriveranno fino alla fine della stagione, però ad oggi è giusto citarle perché sono lì. Poi vabbè, c'è anche l'Empoli, il Torino, il Sassuolo, il Bologna, ma le vedo ancora molto molto lontane da ambire veramente al sogno Champions. Noi Juventus, se non facciamo la lotta a quelle squadre lì, a quella di Mourinho, a quella di Sarri, a quella di Gasperini, c'è il rischio di rimanere veramente fuori dalla Champions League e di non entrarci. Ed è proprio per questo che mi arrabbio, perché nessuno ci regalerà niente. Non è che se hai vinto 9 degli ultimi 10 scudetti, allora per forza di cose ancora andrà bene. No, assolutamente no. Ed è giusto che queste squadre, che per tanti anni si sono mangiati dello sterco e sono rimasti sotto di noi, e quando noi veramente lavoravamo bene meritavamo di essere lì, e mi ha sempre dato fastidio sentire che nonostante eravamo lì è perché era l'arbitro, è perché eravamo fortunati, è perché era qui, è perché era là, e mai effettivamente o comunque quasi mai per meriti nostri. Ora gli altri sono lì per meriti loro, vorranno allontanare la Juve per meriti loro in campo e dei meriti della Juve in campo, e noi dobbiamo continuare, iniziare a rimangiare quello che si sono mangiati loro per tanti anni e accettare che in questo momento non tocca a noi. Quindi questo è un po' il riassunto generale di queste prime quattro posizioni in Serie A. Roma, Lazio e Atalanta sono un po' le nostre rivali, e invece Napoli su tutte, e poi le due milanesi secondo me sono le principali candidate allo scudetto, con l'Inter che non è ancora definitivamente fuori dai giochi. Complimenti a tutti gli altri, eh.